Buongiorno a tutti, sono Silvio Elena, presidente delegato dell'LNSPA. Noi siamo una di quelle piccole realtà che si diceva prima, una piccola azienda di 65 dipendenti, facciamo lavorazione meccanica di precisione, con l'ausilio di macchine utensili però. Siamo un'azienda che ha 70 anni, quindi la storia non è da poco neanche per noi. Io sono la seconda generazione, abbiamo già la terza all'interno. Dei 65 dipendenti che sono con noi, facciamo moltissima formazione. Tenete conto che l'anno scorso abbiamo fatto 4.500 ore di formazione su 60 dipendenti, che non è da poco, perché l'evoluzione è continua, perché vogliamo crescere, vogliamo essere al passo con i tempi, perché vogliamo essere preparati alle sfide del futuro, cercando di anticiparle. Anticipandole come? Con alta tecnologia per il momento, quindi siamo nati come contoterzisti, lo siamo tuttora, ci piace chiamarci contoterzisti evoluti, perché non facciamo solo del trucciolo, ma lo vogliamo anche fare con del movimento, vogliamo farlo velocemente. La Lean che abbiamo approcciato 7-8 anni fa, prima manufacturing, poi thinking, ci ha aiutato a ridurre i costi, ad essere più rapidi, ad essere più pronti alle richieste del mercato. In questo modo abbiamo potuto approcciare a clienti molto importanti che ci permettono di essere anche propositivi su quello che sono delle soluzioni, questo non solo sulle lavorazioni meccaniche ma anche su quello che sono delle attività complementari, l'assemblaggio soprattutto, cioè il poter mettere assieme dei componenti, assemblarli, testarli per poi avere un'applicazione finale, ci ha permesso di essere propositivi nella co-design e la co-ingegnerizzazione con i nostri clienti. Ecco perché a un certo punto, quando abbiamo cominciato a sentir parlare di additive, abbiamo detto dobbiamo prepararci per le sfide dei prossimi anni. Vogliamo essere pronti e vogliamo essere tra i primi trucciolai che si trasformano nel poter dare anche a partire dalla materia prima. Vi rubo ancora pochi minuti, giusto per darvi alcune indicazioni di numeri, di chi siamo e che cosa facciamo realmente. Siamo certificati ISO 9001 dal 93, quindi da parecchi anni, quindi la qualità possiamo dire che era il nostro DNA. Siamo poi passati alle 14, alle 9100 per l'aeronautica attraverso le ISO TS e siamo oggi anche 14001 e 18001. Ci stiamo preparando per l'adeguamento alla legge 231 e quindi anche questo aspetto etico ci contraddistingue per dare sempre più garanzie non solo agli stakeholders ma anche ai nostri clienti. I nostri prodotti siamo molto diversificati, quindi il mercato oggi principale è quello dell'oil and gas, seguito dai veicoli industriali, food, l'aerospace è in continua crescita, Avio è uno dei nostri migliori clienti, l'anno scorso abbiamo raddoppiato il fatturato con loro, con Mao stessa abbiamo lavorato sull'aspetto dei pallet per quanto riguarda la movimentazione degli assemblaggi, e qualcosa abbiamo cominciato a fare con Prima Industria, quindi ci conosciamo un po' tutti e l'entrare in questo vostro gruppo ci permetterà di ampliare un pochettino ancora di più questo tipo di diversificazione che noi abbiamo. Siamo esportatori al 60% quest'anno, di questo 60% all'estero, metà va in Europa e metà va fuori dall'Europa e nel resto del mondo, dalle Americhe all'Asia. Facciamo componenti, per lo più molti assemblati, il 60% del fatturato è comunque composto da gruppi e non da particolari show. Un po' di numeri ancora anche su quello che sono le attività che ci ha aiutato la Lean e la qualità direi, di quello che sono state le nostre performance che continuano a migliorare anno per anno sulla qualità
quindi i dati di PPM per noi sono fondamentali per i nostri clienti, perché dobbiamo dare una qualità tendente all'eccellenza. Abbiamo obiettivo difetti zero, non ci siamo ancora arrivati, siamo intorno agli 80 PPM sul consegnato ai nostri clienti, e l'on time delivery che continua a crescere. L'anno scorso abbiamo chiuso con un 98% di consegne in tempo. Quindi, l'obiettivo del servizio, perché di trucciolai ce ne sono tanti, di lavorazioni meccaniche, aziende ce ne sono in montagna, dobbiamo cercare di fare la differenza con il nostro know-how. E come dicevo, la Lean e la storia di 70 anni ci aiuta ad essere più propositivi e innovativi. In questo ambito abbiamo fatto dei grossi investimenti. L'anno scorso abbiamo fatto un nuovo capannone di 1000 metri quadrati. In questo capannone abbiamo trasferito l'assemblaggio e abbiamo implementato l'area di assemblaggio e montaggio di gruppi con una camera bianca ISO 7, con delle lavatrici industriali a ultrasuoni, con un processo di testing con due cabine che arrivano fino a, che superano i 2000 bar di prova, con dei magazzini verticali per ridurre gli spazi. Questo sempre per dare un servizio completo e dare una qualità, come dicevo, tendente all'eccellenza. Nello stabilimento precedente abbiamo occupato gli spazi del montaggio con altre macchine, quindi l'evoluzione continua. Mediamente noi investiamo il 10% del nostro fatturato, va in investimento che non riguarda solo tecnologie, ma riguarda anche il processo, tutti i processi nuovi, l'organizzazione e la ricerca e sviluppo. Queste sono le nuove macchine entrate, abbiamo cambiato dimensioni, siamo arrivati a delle e anche delle qualità. Abbiamo delle macchine che possono garantire di spaccare il centesimo ancora in metà, quindi siamo nell'ordine del controllo dei millesimi. Perché additive? Perché riteniamo che sia un'evoluzione dei nostri processi, anche se sarà la partenza, perché dobbiamo essere sempre più propositivi, così lo stiamo già facendo con i nostri clienti. Noi siamo in grado di, proprio per la diversificazione anche che abbiamo, di essere propositivi nel dare dei suggerimenti e fare delle proposte in co-design con i clienti per dare delle idee di riduzione costi, ma anche di miglioramento della funzionalità. Questo anche con il trasferimento delle tecnologie nei vari settori che noi conosciamo. L'additive è il punto di partenza, facendo gruppi e potendo assemblare quello che abbiamo visto nelle immagini che la dottoressa Falco ci ha fatto vedere prima, è significativo. Quel gruppo che da n pezzi può diventare un pezzo solo. E riteniamo che comunque, almeno per il momento, la precisione dell'additive abbia bisogno di una successiva lavorazione meccanica per fare delle superfiniture, per dare tolleranze molto più strette. E noi ci poniamo in questo ambito per poter partire dalla materia prima e inevitabilmente asportare ancora di più. Ecco che quindi l'industrializzazione che passa dall'additive alla finitura e all'assemblaggio dei gruppi per dare un prodotto finito al cliente ed un servizio sempre più completo. Ecco perché crediamo nei giovani, per un cambio di mentalità anche nel nostro interno, con una spinta innovativa che è quella che ci contraddistingue. Grazie e buon lavoro.